Un'azione incredibile! Che difese, Greco! Che difese! Che catenaccio meraviglioso! Oh, mamma, e quindi non è finita! Che piloti! Provaci, provaci! MotoGP Unlimited. Dietro le quinte dello sport. Tutte le emozioni della MotoGP raccontate nella nuova docuserie MotoGP Unlimited, che ci porta dietro le quinte del motomondiale raccontandone i protagonisti. Velocità, talento, intelligenza. Seguendo la rotta tracciata da Fernando e All or Nothing, MotoGP Unlimited svela cosa succede fuori dalla pista attraverso le voci dei piloti e dei loro team manager. Il pilota, da quando arriva la si sveglia la mattina, da quando va a letto la sera, ha mille cose da fare. Se amate le docuserie sportive, in questo video vi raccontiamo quello che c'è da sapere su questo nuovo sottogenere. Marquez vince la gara. Bagnaia perde la gara e la possibilità di giocare per il mondiale. MotoGP Unlimited, oltre la barriera del suono. La serie esplora il paddock svelando le storie incrociate di alcuni protagonisti del moto mondiale. La telecamera segue i piloti durante il mondiale del 2021, raccontando gli eventi che hanno tenuto gli appassionati col fiato sospeso. No! Marquez ha steso Martin! No! Oddio, no! La lotta di Marquez per tornare alla vittoria, il ritiro di Valentino Rossi, la rottura di Vignales con Yamaha, la definitiva consacrazione di Quartararo e la tragica morte di Dupasquier. Tutte le vicende dello scorso motomondiale sono viste attraverso gli occhi e le reazioni dei protagonisti, che raccontano le loro reazioni più intime senza filtri. Sì, sono in grandissima parte responsabili e... MotoGP Unlimited è una finestra aperta sulla fragilità di atleti apparentemente indistruttibili, uno strumento per vivere lo sport in maniera ancora più coinvolgente. Una gara piena di temi, di sconfitte, di vittorie e di sconfitte, o di momenti fatali. E come si conclude? Bagnaia che abbraccia Quartararo, che ti fa capire che tipo di belle persone che abbiamo. Fernando, l'uomo dietro al campione. Prima di MotoGP Unlimited, un'altra serie aveva raccontato le sfide della vita da pilota. Grazie alla Formula 1. Sarò sempre un appassionato di questo spettacolo. Fernando ci accompagna nella vita di Alonso, campione del mondo di Formula 1 nel 2005 e 2006, dalle sfide post ritiro al grande ritorno con la Renault. La serie ha un taglio molto intimo e Fernando ci racconta il campione a tutto tondo. Da una parte l'adrenalina delle corse, dall'altra l'emotività di un uomo che ha vissuto tutta la sua vita a 300 all'ora. A volte penso di tornare alla Formula 1 per rilassarmi un po'. La serie è giusta per chi ha sempre sognato di sedersi su una monoposto. Piacciono troppo le corse per lasciarle. All or Nothing, il calcio come non lo avete mai visto. All or Nothing ci ha portato alla scoperta dei maggiori sport di squadra, dal calcio al football americano, dall'hockey al rugby. La serie ha fatto entrare le telecamere dentro lo spogliatoio mostrando dinamiche prima visibili solo agli addetti ai lavori. Abbiamo così potuto ammirare il metodo di lavoro di Guardiola e il crollo di Cristiano Ronaldo di fronte all'ennesima eliminazione in Champions. Credo che nessuno al mondo abbia l'esigenza che ha lui verso se stesso. All or Nothing rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di raccontare il calcio, consentendo ai tifosi di connettersi emotivamente con i campioni che sostengono ogni giorno. La Juventus è in vantaggio! 1-0 Juve! Sport ed emozione. Questo nuovo filone di docuserie sportive ha consentito a milioni di appassionati in tutto il mondo di avvicinarsi ai propri eroi. Serie come MotoGP Unlimited, Fernando e All or Nothing hanno il pregio di farci capire che lo sport non è fatto solo di milioni e sponsor, ma sacrifici, lavoro e sofferenza. Bravo Fabio, bravo! Ce l'abbiamo fatta! Un filo diretto con l'uomo dietro al mito per capire e magari tifare in maniera più consapevole. Ecco qua gli ultimi metri e Rossi c'è, finisce qui.
grazie, è stato fantastico, sei stato fantastico, le abbiamo spese tutte le parole, eravamo in debito di aggettivi già 20 anni fa, continuiamo ad esserlo oggi. Quali sono le vostre docuserie sportive preferite? Scrivetecelo nei commenti.